buongiorno a tutti. Sono quarto alle 7 di mattina e oggi ci aspetta un compito decisamente faticoso, ossia raccogliere le palle che abbiamo fatto ieri. Allora, vediamo un po'. Direi che possiamo cominciare da qua, o alla volta. Si prospetta una giornata molto lunga e faticosa. Mancata. Possiamo metterlo qua. Ok. Ne sono uscite tante, ragazzi. Hopla, saltiamo su. Hopla. Voi starete pensando che sono impazzito, ma che alternative ho? Cioè, pensateci bene un attimo, meno quelli che hanno un po' più anni di voi, ma dubito che ci sia qualcuno della mia età che stia giocando Farming Simulator, né? Ma quando ero piccolo io mi ricordo che le balle piccoline in realtà le... si è girate al contrario. Dai, girati. Là. Lancio dalla balla. Si giocava, si raccoglievano così le balle, eh? Cioè, certo, non si faceva da solo. Meno. Però le aziende medio-piccole non avevano sto grandi macchinari. Diciamo che loro facevano, mi ricordo, una cosa un po' diversa. C'erano le imballatrici con una sorta di estensione che alzava, diciamo, l'uscita delle palle. Dietro c'era il carretto con uno che le prendeva al volo e al volo le prendeva in uscita e le depositava sul carretto. Qua esiste, ho visto che esistono mod del genere, esiste una mod simile, ma ha un effetto semplicemente strambo secondo me, che vedi praticamente le palle che saltano fuori come un tappo di spumante e finiscono in una sorta di cassone. Per carità, non escludo che esisteva davvero una cosa del genere, però sicuramente non in Italia negli anni 80, almeno dubito. Allora, dai. Ecco, ovviamente niente da fare. Ho notato che sto carro qua c'è un problema, è molto alto e non va bene, non mi piace perché è molto alto, faccio fatica a metterlo su. Allora facciamo così, ragazzi, facciamo una cosa, vado a portare giù queste e sostituisco questo carretto con qualcos'altro, e questo è veramente troppo alto, non mi piace per niente. Devo cercare un carrettino
con un pianale molto più basso, però che non sia troppo lungo, perché se no voglio fare le manovre con un carrettino di genere. Allora queste intanto le possiamo portare direttamente nella zona delle stalle. L'idea magari, proviamo a vedere, mi è venuto in mente, potrei, ecco anche un punticello qua, è decisamente rognoso, ecco infatti, l'idea era quella di prendere i pianali per il trasporto di mezzi, che sono decisamente bassi. Li permetterebbero di velocizzare, diciamo, il posizionamento delle balle. Come vedete qua è decisamente complicato. Allora, qua dove le possiamo mettere le balle, direi mettiamole qua sotto, dai. Opla. Le possiamo mettere qua, dai, almeno sono al coperto. Ui. No, qua poi è scomodo andarla a prendere, ecco, così. Dopo vediamo, sono curioso di vedere se quella mia idea lì del pianale può funzionare. Tra l'altro devo vedere, no, beh, adesso per il momento non sono tante, ma in futuro qua si riempirà di balle, mi sa, all'inverosimile. Eventualmente devo prendere una sorta di montacarichi. Però ecco, la cosa che mi sarebbe piaciuta di questa mappa è un piano rialzato, come c'era ad esempio sulla Valken, che con montacarichi le buttavo su direttamente in alto e poi all'occorrenza le buttavo giù praticamente direttamente sul carro quando mi servivano. Quella è una cosa che purtroppo non è stata pensata. Tanto mettiamola comunque qua. Qui, girati te. Ok, allora direi che questo qua, via, che non va bene per niente. Abbiamo qua il camion, ma questo è un cassone da trasporto, non va bene, non è considerato come un pianale. Allora, questo vendi in ogni caso. Allora vediamo un po' cosa c'è. Pensavo carrelloni, no, così no, questo non ha senso, non è questo che mi serve. Carrelli, vediamo qua se c'è qualcosa di basso. No. Dove erano?
Mi sa che non le ho abilitate. Mi sa che non le ho abilitate. Ok, ragazzi, devo uscire e poi rientrare. Perché mi sa che non ho abilitato le mod. Quindi interrompiamo un attimo. Ci vediamo fra un momento. Ecco, rieccoci qua. Alla fine sono riuscito a trovare un carrettino, un pianale che mi sembra valido da questo punto di vista qua. Se ve lo faccio vedere. Rientriamo qua. Opla. Vediamo un attimo. Allora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Vedete, molto più basso. Direi che sembrerebbe essere perfetto per l'uso che ne devo fare per le balle. Vediamo. Direi di sì. Tra l'altro ce ne stanno anche. Vabbè, facciamo così. Mettiamolo in mezzo. Vediamo quante ce ne stanno. Possiamo farcene stare anche 4. Aia, aia, va, ho sbagliato. Ok, andiamo a prenderla. Vedete, decisamente più pratico. Questa la mettiamo qua. Se ce ne stanno, no, non ce ne stanno 4. Non è un problema. Opla. Rende tutto un pochino più veloce. Ok. Qua non ce ne sono più. Togliamo, no. Perfetto. Mamma mia, quante sono, ragazzi. Ok, è anche molto più semplice saltare su e sistemarle. Opla. Sì, magari ce ne starebbero anche 4, né? Ma rischiano poi di cadere. Preferisco magari fare una fila in meno, però. Ok, vediamo qua. Però magari. Provare. Facciamo una prova. Ok, eccola là, qual era il rischio di fare disastri? È più tempo che passerei a. No, 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 no. Ok, è più tempo che passerei a. Girati. No, che ci stanno, dai. Anche perché sono veramente tante le balle. Se riesco a fare meno viaggi. Bisogna solo avere estrema pazienza. Bello, bello grandino.
ma non troppo da impedire. Qui, forse mi conviene. Stare adesso un po' più vicino al trattore, andiamo piano. Magari con un viaggio solo no, però con due dovrei sicuramente farcela. Allora, direi che cominciamo da qua. Direi che già così dovrei essere a posto a livello di fieno, che per tutto l'inverno. Poi dopo chiaramente. No! No, ho mancato. Dove è finita? Oh cacchio, è finita sotto, ma porco cane. Niente. Pazienza, andiamo a riprenderla dopo. Dipende sempre ovviamente da quante mucche decido di tenere. Le frisone. So, le ho già usate, mangiano come se mangiano un casino di foraggio, quindi bisogna essere ben equipaggiati. Ovviamente direi che partirò probabilmente con una ventina di mucche, 15-20 mucche. Anche perché poi dopo se ne aggiungeranno altre, una volta che si riproducono. Perfetto. Teoricamente dovrei fare anche una fila superiore. Direi di tenere qua dietro invece che in orizzontale che rischiano di cadere. Direi di chiudere la linea così, di non avere troppo. Deve avere il rischio che magari mi cadano giù. Ecco. No, forse attenzione. Oh, ci stanno. Ci stanno tranquillamente, quindi le posso girare. Se c'è lo spazio sfruttiamolo. O no. Epla. Madonna, ma quante sono? Via, lancio della balla. Ok, ancora una. Eccoci. Boh, direi che adesso posso andare avanti io tranquillamente offline, avete visto più o meno come sarà anche in futuro la raccolta delle balle, è un lavoro lungo e anche un po' noiosetto, d'altronde va fatto, c'è poco da fare. Ci vediamo alla prossima puntata dove cominceremo a preparare la lettiera.
E qua ribadisco, forse l'avevo già detto, chi si ricorda, boh, io comunque ve lo ridico, c'è un'importantissima novità. Ebbene sì, ebbene sì, immagino che chi avrà già seguito i miei video precedenti avrà già capito, ma penso di aver trovato una soluzione al problema di come gestire queste balle, cioè di come disfarle praticamente. Non vi anticipo niente, vediamo, vedremo insieme eventualmente nel prossimo episodio. Alla prossima, guardate che bella questa immagine qua. Attenzione un attimo. Alt F1. C'è mica. Ecco. Ok. Perfetto, salvato anche uno screenshot. Li mettiamo LED. Buono, alla prossima. Ciao! Rieccoci qua. In realtà avevo pensato di chiudere la puntata, visto che il lavoro era un po' ripetitivo. Però guardate qua cosa è successo. Ragazzi, mi sono piantato. Sto provando a uscirne. Proviamo a mettere anche il retro, ma niente da fare, è troppo pesante. Niente, devo staccare. Devo andare a cambiare trattore. Usando la mod quella per il realismo capita anche questo, ragazzuoli. Capita anche questo. Guardate, ti deve essere affondato. Affondato praticamente nel terreno perché era troppo pesante da tirare, quindi niente. Quindi dobbiamo andare a cambiare il mezzo. Un tocco di realismo in più effettivamente. Tanto che era vuoto non era un problema tirarlo, ma da pieno è tutto un altro discorso. Adesso chiudo veramente. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!